Ciao Evangelos, tu sei il presidente della Lega Italo-Ellenica e ti trovi in questo momento al Capece, al liceo classico Francesca Capece di Maglie. Cosa ti ha portato qui? Beh, vengo per salutare te, Don Luca, la dirigente, il personale che ha visitato la Grecia, 100 alunni che in primavera, ad aprile, sono venuti a visitare l'antica Grecia. Abbiamo visto un bel paesaggio, abbiamo conosciuto delle persone, abbiamo visitato una scolaresca e sto qui per presentare i prossimi progetti della nostra associazione in Grecia che riguardano anche questo prestigioso liceo. Spiegaci l'operato della Lega Italo-Ellenica o comunque i motivi che spingono questa Lega a cercare questo rapporto, questo confronto tra popoli. La nostra è un'associazione culturale che è nata nel 1984, 30 anni di attività, abbiamo maturato oltre 500 gemellaggi tra scuole, progetti europei, gemellaggi tra comuni e vari altri progetti formativi. Continuiamo su questo tracciato di promozione culturale tra i rispettivi territori. Ovviamente dalla cultura passiamo spesso anche in discorsi di promozione economica, che è la grande questione aperta dei nostri due paesi che cercano sbocchi nel mondo. Siamo aperti ovviamente anche a discorsi di politica, perché senza politica non si arricchisce un paese, perché se manca di buona politica qualsiasi sbocco va a finire nel fallimento. E infatti noi greci, anche qui in Italia, scontiamo un handicap dal punto di vista dell'elite politica che non svolge decorosamente il proprio compito. Tu sei anche un sociologo e prima parlando hai usato un'espressione che a me è piaciuta molto. Hai parlato di una tua missione, missione di cercare la consapevolezza dell'identità tra dei popoli, diciamo, l'identità culturale. Ecco, confrontandoci in maniera più specifica con i tuoi progetti, come si articola questo processo di presa di coscienza, di consapevolezza della propria identità? Ovviamente la mia missione, la mia vocazione è quella di portare in superficie, a galla, i tratti fondamentali del popolo ellenico e del popolo italiano. Essendo della doppia nazionalità, mi viene spontaneo e ovviamente poi con la mia cultura personale, le mie esperienze personali che amo questi due popoli perché ne appartengo ad entrambi. Cerco di trovare basi, stimoli, occasioni per riflessione e visualizzare a chi partecipa ai nostri progetti dei valori che accomunano i due paesi e li ispirano a progredire. Infatti, nella solidarietà tra i nostri popoli, crediamo che ci sia l'ispirazione per un progresso. Ovviamente dall'apertura di un dialogo internazionale dove la cultura greca, la cultura latina è la radice anche della cultura europea, riteniamo che facciamo buon servizio non solo ai rispettivi paesi ma a tutta l'Unione Europea a conoscere quello che viviamo, che ha radici comuni in passato, dove si ispira tutta l'Unione Europea. Insomma, siamo europeisti convinti e per questo promuoviamo temi come questo di quest'anno. Noi promuoviamo il progetto intitolato L'eroe antico greco e l'eroe moderno. Chi è l'eroe moderno? Lasciamo ai ragazzi delle scolaresche questo compito stimolare di visualizzare chi è l'eroe nella società moderna, il calciatore, il cantante, l'attore, il fotomodello. E chi era l'eroe nell'antica Grecia? Uno che dava la vita per la propria comunità. Per servire. Ecco, questa figura dell'eroe moderno, come la creiamo oggi? Noi diamo spunto ai ragazzi dalle conoscenze formali, scolastiche ricevute, di combinare, sintetizzare, creare dei valori che possono essere funzionali a una società migliore dove ognuno, proprio percorso di riflessione personale, capisce
quali erano i valori di altre società, quali sono i valori di oggi, quelli desiderati, e li forma insieme in gruppo, in maniera che dalla solidarietà, dal lavoro di gruppo escono fuori questi valori che vogliamo che i giovani vanno a testimoniare nella società di domani che noi desideriamo. Ecco, nello specifico, come si articola questo tuo progetto che proponi a vari licei del Salento? Non solo nel Salento, in tutta la Magna Grecia noi proponiamo questo discorso sull'eroe greco antico in confronto con l'idea dell'eroe moderno, perché sono territori che conosciamo, lavoriamo da 30 anni, ci chiedono ogni anno di aderire a progetti come quello Nomisma, che è stato premiato dal governo italiano e greco come il miglior progetto creativo alternativo di didattica innovativa. Prendiamo per esempio questo spunto in collaborazione con l'Università di Harvard, degli Stati Uniti, che ci dà il suo patrocinio e personale didattico per portare ragazzi delle scuole italiane in Grecia, presentare il loro progetto di ricerca a ogni singola classe, ma essere anche in contatto con il lavoro egregio che sta facendo l'Università di Harvard, portando in primo piano l'importanza del mito e dell'eroe antico greco a portata di tutto il mondo. Bene, Evangelos, io ti ringrazio e ti rinvio a collaborazioni future tra la Lega Italo-Ellenica e Spazio Democratico Maglie. Spazio Democratico Maglie sarà sul sito grecia.it, in maniera che da questo primo rapporto di collaborazione possono nascere cose anche in seguito. Va bene, ti ringrazio. Grazie.